Nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 1 Notizie. Ben trovati da Gianluca Virgillito. Nuove riaperture, Family Act e Stati Generali. Ecco la strada tracciata dal governo nel servizio di Maria Grazia, Spartà e Vittorio San Giorgio. Nella tarda serata di ieri, al termine del Consiglio dei Ministri, il Premier Giuseppe Conte è intervenuto ai microfoni della stampa, alla presenza dei ministri Bonetti e Cataffo, per presentare le nuove risoluzioni varate dall'esecutivo e in particolare l'ennesimo DPCM che dovrà regolare la fase 3 e il DDL denominato Family Act. Vediamo dunque quali sono le misure presentate ieri. DPCM in vigore dal 15 giugno al 14 luglio. Sport. Via libera da oggi alla ripresa degli eventi sportivi. Eccezione fatta per lo sport da contatto a livello amatoriale. Le partite di calcetto e attività simili, ad esempio, riprenderanno infatti il 25 giugno. In questo caso, però, servirà l'avallo dei ministri dello sport e della salute, oltre che delle varie regioni, che valuteranno il da farsi in ragione della situazione epidemiologica nei vari territori. Discoteche, cinema, teatri, musei e centri estivi. Resteranno sospese fino al 14 luglio le attività di sale da ballo e discoteche. Stessa sorte per fiere e congressi. Lunedì 15 giugno invece potranno riaprire ed organizzare dunque un primo ritorno alla normalità cinema e teatri. Il numero degli eccessi sarà così regolato. 200 spettatori in sale al chiuso, 1000 all'aperto. Per quanto riguarda i musei, saranno applicate in funzione dei vari casi le norme di contingentamento degli ingressi. Lunedì sarà il D-Day anche per i centri estivi, che potranno ripartire con seri protocolli di sicurezza. Ritorno alla normale attività e frequenza anche per parchi ed aree gioco. Centri benessere, centri termali e centri culturali. Attività consentita a patto che regioni e province autonome ne accertino la compatibilità con l'andamento della curva epidemiologica. Sale scommesse e sale gioco ripartiranno con il benestare delle regioni. App Immuni, dall'entrata in vigore del DPCM, la tanta discussa applicazione sarà disponibile, operativa e scaricabile sull'intero territorio nazionale. Giuseppe Conte in merito ha voluto ribadire l'utilità di questa piattaforma, oltre a fugare dubbi e perplessità circa l'aspetto della privacy. Quarantena, aumentato ad un massimo di 120 ore il periodo massimo di permanenza, senza obbligo di quarantena, per chi farà ingresso in Italia per ragioni lavorative. Prende il nome Family Act, il DDL varato dal governo che provvede sostegno economico per le famiglie italiane. Ecco i punti principali. Assegno universale, cifra che sarà corrisposta a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 18 anni di ciascun figlio. Nel caso in cui il figlio sia disabile, non sono previsti limiti di età. L'assegno sarà usufruibile tramite una somma di denaro o come credito d'imposta. Nel caso di figli successivi al primo o di figli con disabilità, l'ammontare della cifra aumenterà del 20%. Congedi parentali. Il DDL, che dovrà poi passare all'esame del Parlamento, stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio. Nei primi mesi di nascita del figlio, il padre lavoratore avrà diritto ad un congedo non inferiore a 10 giorni lavorativi. Il diritto al congedo, inoltre, dovrà essere concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore. Permesso retribuito di almeno 5 ore nell'arco di un anno scolastico per i colloqui con i docenti. Prevista infine la possibilità di gestione flessibile dei congedi, che sia chiaramente compatibile con le esigenze del datore di lavoro o nell'ambito della relativa competenza. Stati generali. Gli stati generali dell'economia, voluti dal Presidente del Consiglio per elaborare il piano di rinascita del Paese annunciato nelle scorse settimane, andranno in scena dal 15 al 21 giugno nella prestigiosa platea di Villa Pamphili a Roma. L'evento, stando a quanto emerso finora, sarà interdetto alla stampa. Le opposizioni di centrodestra, come noto, non prenderanno parte agli incontri. Critiche sono arrivate da più parti, non soltanto da partiti e movimenti avversi all'esercizio, sia per la scelta della sede che per i nomi che prenderanno parte all'evento. Nelle intenzioni dell'esecutivo, comunque, questo vertice dovrebbe rappresentare il punto di partenza per definire il futuro del sistema Italia. Suscita interesse e curiosità il destino del piano Colao, il super manager messo a capo dell'unità di crisi voluta dal governo, che sembra già essere stato sconfessato. Maria Grazia Spartà per Antenna 1 Notizie. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, a margine dell'incontro sul calo voli Alitalia sulle destinazioni isolane. Alitalia, cinismo e capricci, ha attaccato il governatore. Chiediamo biglietto unico per i siciliani. Alberto Samonà, assessore ai beni culturali e all'identità siciliana della regione, nella bufera. Il componente del governo isolano, secondo il giornale Il Fatto Quotidiano, avrebbe redatto una poesia in onore dell'SS. La replica del componente della giunta regionale: ci si aggrappa a tutto pur di delegittimare l'azione che sto svolgendo. In Sicilia, elezioni amministrative fissate per il 4 ottobre. Votano 62 comuni.
A Lampedusa proseguono gli sbarchi di migranti. Approdano nell'isola 49 tunisini a bordo di un barcone di circa 15 metri. Campi estivi per minori nell'isola. Arrivano 12 milioni di euro dalla regione. Sul fronte scuola, 7.000 tablet e 220.000 schede dati acquisiti in Sicilia dalle scuole statali, regionali, paritarie e dei centri di formazione in obbligo scolastico. Ascoltiamo il contributo di Santo Spartano. Oltre 7.000 tablet e più di 200.000 schede dati sono stati acquisiti in Sicilia dalle scuole statali, regionali, paritarie e dai centri di formazione in obbligo scolastico grazie ad una donazione complessiva di 2.400.000 euro messa a disposizione dalla regione siciliana per fronteggiare l'emergenza coronavirus. L'erogazione di queste risorse, disposta dall'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, si somma a quella stanziata dal Ministero dell'Istruzione, portando su scala regionale ad una stima di circa 24.000 dispositivi informatici individuali che le istituzioni scolastiche siciliane hanno potuto assegnare in comodato d'uso a studenti in condizioni di maggiore disagio economico e sociale. Il potenziamento dei dispositivi informatici, dichiara l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, ha consentito di estendere la platea dei fruitori della didattica a distanza, superando molte condizioni di difficoltà individuale e familiare e al contempo di accrescere le competenze digitali della scuola che, sia pur orientata alla riapertura di settembre, troverà comunque nei processi di informatizzazione un'utile integrazione dei percorsi didattici tradizionali. Nonostante questi sforzi, consolidati anche dalla diffusione di contenuti didattici attraverso il mezzo televisivo, non siamo oggi in condizione di valutare se la chiusura prolungata delle scuole, per quanto supportata dalla didattica a distanza, non abbia incrementato il fenomeno dell'abbandono scolastico. Santo Spartà per Antenna 1 Notizie. Il Tribunale di Caltanissetta rigetta la scarcerazione di Antonino Speziale, richiesta non idonea per la rieducazione. Speziale, lo ricordiamo, sta scontando dal 14 novembre 2012 8 anni di reclusione per l'omicidio preterintenzionale dell'ispettore capo Filippo Raciti. È nata la bambina della 34enne di origini bengalesi ricoverata a Palermo perché positiva al coronavirus. I medici hanno deciso di fare nascere la piccola con un parto cesareo straordinario. La neonata, essendo prematura, è molto piccola e pesa 1,4 kg. A Trapani l'ex direttore generale dell'ASP Fabio Damiani nascondeva 70.000 euro in contanti. Ascoltiamo il contributo di Santo Spartano. La Guardia di Finanza di Palermo ha trovato 70.000 euro in contanti all'interno di una cassetta di sicurezza dell'ex direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani. Il soggetto è stato arrestato lo scorso mese su richiesta della procura del capoluogo siciliano nell'ambito dell'operazione Sorelle Sanità, che ha portato alla luce grandi appalti pilotati nel mondo sanitario siciliano. Nella stessa inchiesta sono scattati domiciliari anche per l'ex commissario per l'emergenza Covid-19 in Sicilia, Antonio Candela. I soldi rinvenuti non rientrano fra quelli confiscati dal GIP Claudia Rosini. Damiani, che fu pure responsabile della CUC, Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, ha ammesso il possesso dei contanti e ha consegnato la chiave della cassetta di sicurezza ai finanzieri. Si ipotizza che i soldi ritrovati nella cassetta di sicurezza non venissero versati nei conti ufficiali per la loro provenienza sospetta. Santo Spartà per Antenna 1. La polizia di Catania, nell'ambito dell'operazione denominata Promise Land, ha scoperto giovani nigeriane vittime della tratta di esseri umani. L'indagine è coordinata dalla procura distrettuale locale. Gli arrestati fanno parte di un gruppo criminale composto da membri che vivono in diverse regioni italiane. Nelle isole Eolie a Messina, terremoto di magnitudo 3.2. Non ci sono stati danni a cose o persone. Ed era questa l'ultima news del Radio TG di oggi.